Cuba ieri al voto per storiche elezioni legislative che porteranno a individuare chi rileverà la guida del paese dopo quasi 60 anni di era Castro. Prima della morte del leader Máximo Fidel nel 2016, la consultazione, a lista rigorosamente unica, è stata definita dal fratello e presidente uscente Raúl come espressione della volontà popolare di difendere il socialismo e rivoluzione dalla minaccia imperialista degli Stati Uniti. L'opposizione, assente dalle liste, aveva comunque invitato a votare per un appuntamento che si preannuncia senza sorprese. Successore naturale dei Castro è infatti Miguel Díaz-Canel, alto papavero del politburo del Partito Comunista e presidente di Consiglio di Ministri e del Consiglio di Stato, che ad aprile procederà alla nomina del prossimo presidente.